Noi tutti vorremmo che le nostre giornate siano come ci siamo augurate a Capodanno, e piene di salute e prosperità, ma sappiamo bene che non è sempre così. Infatti ci sono giorni belli e giorni brutti, giorni eccezionali dove ti sembra toccare il cielo con un dito e giorni dove senti tra i denti la terra del fallimento, giorni di vittoria e giorni di tremende sconfitte. Sai, in questi ultimi giorni sono stata in luoghi nei quali non avrei mai voluto essere. Ho passato molto tempo tra un ospedale ed un altro, tra una sala d'attesa e l'altra. Ed è proprio in quelle ore passate ad attendere che mi è bastato guardare lo sguardo di persone con volti tristi, angosciati, pieni di paura. Come se non ci fosse una via d'uscita in quel problema che stavano attraversando. E in tutto questo, come si fa ad essere calmi, ad essere sereni? Quando ti trovi con le spalle nel muro e vedendo quella persona che tu vuoi così bene, sola, sballottata, messa su una barella, aspettando il suo turno. Eppure è possibile, sai, la soluzione esiste ed è reale. E ti starei chiedendo: ma può essere? Sì, io ti rispondo sì. È possibile. Ti starei chiedendo di chi sto parlando? La tranquillità che io avvertivo e che tuttora avverto si chiama Gesù. Non lo puoi tu vedere con i tuoi occhi, ma lo puoi sentire. Sì, perché lui ti può parlare attraverso una parola, attraverso un canto, attraverso una persona e soprattutto attraverso la sua parola, la Bibbia. Ti sembrerò pazza, anche se l'avrò detto forse più di una volta, ma ti posso confermare che l'amore di Dio è sempre accanto a noi. Nei momenti più difficili della nostra vita, quando non sappiamo cosa fare, quando vediamo che tutto ci va a rotoli, quando ti arrivano risposte negative e non sai a chi rivolgerti, pensi che l'uomo ti possa aiutare, ma non può aiutarti. E allora in quel caso dici: cosa faccio? Non so cosa fare. In quest'ultimo periodo sto attraversando delle prove abbastanza forti, ma io ringrazio Dio, lo ringrazio perché so che Lui è con me, perché so che Lui ha tutto sotto controllo. Anche se tutti mi dicono di no, io so che Dio può. Perché scoraggiarmi? Anche quando mi dicono: dottore, signora, non c'è niente da fare. L'ultima parola sta a Dio. Lui è il dottore dei dottori. Chi siamo noi? Possiamo avere la laurea, abbiamo studiato, ma chi ci ha creato? È Dio che ci ha creato, è Lui che ci ha formati. Quindi tutto dipende da Dio. Noi dobbiamo avere fede. Dobbiamo credere in quello che il Signore ci promette, in quello che il Signore ci fa sentire dentro di noi. Io in questi giorni ho avuto tantissime parole da parte del Signore, attraverso la Sua parola. Mi ha detto di stare tranquilla, perché Dio è accanto a me,
Lui è la salvezza. Di chi temere? Di chi avere paura? Ed io per questo voglio parlarti a te. Non ti devi scoraggiare, lo so, non è facile. Ma cerca il Signore con tutto il tuo cuore. Chiamalo, Lui si fa trovare. Dio è pronto a porgerci la mano ed aiutarci. Non troviamo la soluzione in un uomo o in qualcos'altro. La soluzione si chiama Gesù. Lui è l'unico che ti può veramente aiutare. Io lo credo perché l'ho sempre visto agire nella mia vita. È sempre stato accanto a me, anche quando mi diceva di no, perché Lui ha sempre un progetto perfetto. E poi ricordiamoci che Lui è amore e non vuole mai un male per un suo figlio o per una sua creatura. Lui ci prepara sempre qualcosa di meraviglioso, anche quando Lui sta in silenzio, sì. Lui là sta operando. Lo sto vivendo io in questi giorni. Molti ospedali ci mandavano via, dicendo no, non ha niente, non possiamo fare niente di questo. E invece mia mamma, più passava il tempo e più rischiava di morire. Ragazzi, io mi sono detta, non so che fare più, non so dove andare. Ho visitato dottori, sono andata fuori paese, sono anche rimasta con la macchina che si è fermata. Ho detto, che devo fare? Non so più quello che devo fare. Ma in quel momento che io ero arrabbiata, ero nervosa, sempre dentro di me c'era quella pace che diceva, stai tranquilla Francesca, stai tranquilla, io ho tutto sotto controllo, perché io mi fidavo di Dio. E così è stato. Dio non mi ha lasciato, non mi ha abbandonato, mi è stato vicino. Certo, io ho dovuto mettere la mia fede, la mia forza, e sono andata avanti finché il Signore ha aperto delle porte affinché mia mamma adesso si trova in ospedale e la stanno aiutando. Per questo io innanzitutto voglio testimoniare di quello che ovviamente il Signore fa, e voglio anche dire che Dio è sempre accanto a noi. Non ci dobbiamo scoraggiare, Lui ci ama, e l'amore di Dio non potrà mai essere come l'amore di un uomo. Lui ci ama infinitamente. Un amore profondo, un amore speciale. Andiamo verso Gesù, colui che ci può veramente aiutare, colui che veramente ci può dare una mano. Volevo invitarti a leggere insieme un salmo che mi ha colpito, e lo volevo leggere affinché tu lo possa ascoltare e magari rimanere nel tuo cuore. Il salmo è Salmo 91. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa a mezzo di. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà alcun male. Signore, veniamo a te nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per questo giorno di vita che ancora tu ci hai donato. Ti vogliamo, Signore, pregare, oh Padre Santo, per tutti i momenti difficili che attraversiamo, per le prove, oh Signore, per tutto quello, Signore, che ci sembra difficile, impossibile, ma sappiamo, Signore, che con te è possibile. Voglio pregarti per chi mi sta ascoltando in questo momento.
Vorrei, Signore, che tu possa toccare il cuore di queste persone, che possa far capire quanto è grande il tuo amore e che solo tu sei il vero amico e l'unico salvatore. Signore, riponiamo tutto nelle tue mani. Guidaci giorno dopo giorno. Allontanaci dal male, oh Dio, e preservaci sempre. Ti voglio ringraziare, oh Signore, per quello che tu farai nelle vite di queste persone che mi stanno ascoltando. Fanno uno strumento, Signore, come tu ne vorrai. Noi, Signore, ti vogliamo ringraziare perché sappiamo che tu farai cose grandi, oh Padre Santo. Grazie, Signore, per aver ascoltato questa preghiera. Grazie nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che è il benedetto in eterno. Dio ci benedica insieme. Ti ringraziamo per aver ascoltato il nostro podcast. Ti ricordiamo di iscriverti al canale YouTube cliccando sul pulsante qui a destra e attivando la campanella delle notifiche.